Il verde e i colori di Gualdo-Tadino, la città della ceramica e dell'acqua minerale, ospita la seconda prova della Umbria Challenge di mountain bike, decima edizione della Gran Fondo di San Pellegrino, Memorial Sergio Lispi. Siamo in piazza a Gualdo-Tadino per i 10 anni, si parte dalla piazza, non si parte dalle altre location, si torna a quello che era la partenza del campionato italiano marathon. Bruno Legrucci, il parente numero 231, a chi potevo mettere la micro telecamera se non al parente? Beh, questa è la mia gara, l'ho sempre detto, l'ho sempre raccontata, le mie origini sono di qui, di Gualdo-Tadino. Intanto c'è il notaio Antonio Fabi, vera anima di questo Memorial Sergio Lispi, decima edizione della Gran Fondo di San Pellegrino. E poi ci sono i vecchi amici, Argeo Volpolini, insieme con Mirko Belardi. Beh, dicevo, questa è la mia gara, queste sono le mie terre, queste sono le mie origini, i miei colori, i miei profumi. È inutile nasconderlo. Il presidente Carlo Roscini a cena con Danilo Pasciotti il sabato sera dicevano: lui è di Gualdo, lui è di Terni, lui è di Perugia, lui è dovunque. Beh, una volta per tutte la racconto la storia, così almeno non ho più da raccontarla. Concepito a Gualdo-Tadino la notte del 2 di novembre, è nato a Terni il 3 di agosto in perfetto orario del 1959, emigrato a Perugia. Questa è la storia. Sono tre città che amo, sono tre città nelle quali mi riconosco, nelle quali ho vissuto, nelle quali ho passato l'infanzia, soprattutto qui a Gualdo-Tadino. Ho tantissimi amici di quella che è l'infanzia, di quella che è la giovinezza, e questa è la mia gara. È la gara che l'Avis di Gualdo-Tadino, con il via che viene dato dal sindaco di Gualdo-Tadino, la gara che l'Avis di Gualdo-Tadino organizza ogni anno, e ogni anno è un'emozione nuova. E poi quest'anno per i 10 anni mi hanno fatto un regalo che è a dir poco fantastico. Passano dentro quel piccolo paese, quel gruppo di case, la Vaccara di Gualdo-Tadino, così in salita che anche le galline hanno i freni, per ricordarmi emozioni, ricordi, tanti amici che ci sono stati, che adesso magari non ci sono più e che mi hanno portato davvero grandi emozioni. Beh, comunque siamo partiti largo a quella che è la nostalgia, i ricordi e le emozioni. Andiamo a guardarci questa gara. C'è chi si dimentica le chiavi e all'ultimo se lo ricorda. La micro telecamera, come dicevo, piazzata sul manubrio di Bruno Allegrucci e poi su quella del giovane Manuali, che ci farà quindi da contro telecamera. Si sale dietro al cimitero per andare in discesa su quello che era il Col del Ciuccio, alle porte della Vaccara di Gualdo-Tadino, passaggio dentro il vicolo alto di Vaccara, e poi si attraversa per Palazzo Mancinelli, si va sulla vena di Palazzo Mancinelli per salire su fino a quella che è Cima Mutali, e poi da Cima Mutali si riscende, si risale per il Castagneto, si arriva a Valsorda, su fino in cielo con l'eremo di San Francesco e Santo Fecondino su al Serra Santa, da dove su in cima puoi vedere che Gualdo è fatto a cuore. Lassù sono davvero paesaggi straordinari, meravigliosi. Oggi giornata di sole pieno, non ce la ricordavamo una giornata così a Gualdo-Tadino da alcuni anni. Il vento terribile, la nebbia che aveva caratterizzato le ultime due edizioni, e adesso finalmente splendida giornata di sole. Sono 400 i concorrenti per questa decima edizione del Memorial Sergio Lispi Gran Fondo di San Pellegrino, seconda prova della Umbria Challenge di mountain bike. Ed eccoci che si passa dentro la Vaccara, il vicolo
Alto, e qui vi potrei raccontare la casa di Delindo, la casa del Limonaro, la casa d'Argeo, passando la casa di Scanepino, la casa del Nicchie, la casa del Papetto. Beh, questi sono i miei posti dove sono cresciuto nella mia infanzia, conoscendo la mountain bike insieme con Angelo Castellani, insieme con Bruno Allegrucci, insieme con il Papetto, insieme con Argeo Volpolini. È da lì che si partiva per fare le nostre sbiciclettate nel periodo estivo, con biciclette che erano più cancelli che biciclette, ma che poi pian piano sono cresciute, diventando delle belle biciclette e divertendoci davvero tanto. Passaggio dunque dentro la Vaccara, ci sono 400 bei nomi da raccontare. Il team Cingolani è venuto in forze con Minucci, con tanti altri concorrenti, Pierpaoli, con Rocchetti, insomma oggi vogliono fare davvero bella figura. Però ci sono anche i nostri, lì nel gruppo c'è Mischianti, c'è Monni che ci tiene a fare una bella figura nelle strade di casa, c'è il giovane Leonardo Chieruzzi, c'è Caracciolo, insomma ce ne sono tanti. Eccolo qua il passaggio dentro la Vaccara, questa è la casa di Scanepino con il mio amico Gogò, e poi via via alla fonte dove c'è il passaggio per salire su per andare a Palazzo Mancinelli. Tra Palazzo Mancinelli e Vaccara c'è sempre stata una guerra terribile. Noi del Circolo Combattenti e Reduci di Vaccara non andavamo mai a giocare a carte o a prendere un gelato al Circolo di Palazzo Mancinelli, e tantomeno quelli di Palazzo Mancinelli sarebbero potuti venire da noi. La chiesa però era a Palazzo Mancinelli, quindi la domenica bisognava andare tutti in trasferta a Palazzo Mancinelli. Le scuole invece no, le avevano fatte a metà, esattamente nel giusto centro tra Vaccara e Palazzo Mancinelli. Questo è Palazzo Mancinelli, il passaggio all'interno delle vecchie mura di Palazzo Mancinelli. E poi si va, come dicevamo, per la vena del palazzo fino su a Cima Mutali, fino ad arrivare a confine con il territorio di Fossato di Vico, fino a toccare il comune di Fossato di Vico, e poi ridiscendere di nuovo per andare al Castagneto Valsorda e toccare il Gran Premio della Montagna su a Serra Santa. 39 km e 90 con 1630 metri di dislivello la gara del Gran Fondo, 23 km 840 metri di dislivello per quanto riguarda invece la Medio Fondo. Intanto è passato il notaio, zitto zitto nelle posizioni un po' arretrate, ma è passato. Quella che avete visto invece è la micro telecamera montata su manuali che fa il giro corto, giovanissimo, e già in testa c'è un bel duo. Eccola qua la Volpolina, eccola la mia Volpolina, la mamma di Argeo, persona squisita e davvero meravigliosa, come il figlio, devo dire, altrettanto un grande amico. Passa anche Panzolini, mentre questo è il passaggio che porta alla vena di Palazzo Mancinelli. Ma andiamo a dare un'occhiata alla classifica generale per quanto riguarda il percorso lungo, con Marco Minucci che è andato in testa, team Cingolani Specialized categoria Master 2 insieme a Leopoldo Rocchetti, numero 2 e numero 1 suo compagno di squadra. Più staccato c'è Cristian Mischianti della DF Bike Team, poi abbiamo nell'ordine Alessandro Pasquali, Centro Italia Bike Cicli Montanini, Leonardo Caracciolo del Centro Bici Team di Terni, Francesco Vitale del Pedale Spellano, Fabio Marinelli dell'Avis Gualdo Tadino, Matteo Donati Bikeland Team, Lorenzo Pierpaoli del team Cingolani Specialized, Luca Chiodi del Centro Italia Bike Cicli Montanini, Leonardo Chieruzzi dell'Avis Amelia insieme con Marco Tommasi del CT Massa Martana. Questi sono due ragazzi che vanno davvero molto bene. Marco Tommasi, se si allenasse un pochino di più, se trovasse un briciolo più di tempo, sarebbe davvero straordinario. E poi Giorgio Rossini, numero 266 Crazy Bike, Alviero Scattini, Testi Cicli, Master 5, che fa valere tutta la sua esperienza, Marco Panzolini, che l'avete visto passare, della Cicli Clementi, Fabio Frosini della Testi Cicli, Luca Bertini della Centuria Vaude Italia. Beh, questi sono i protagonisti, mentre ancora vedete che hanno guadagnato terreno su terreno
per andarsene a chiudere questa gara da soli, Marco Minucci e Leopoldo Rocchetti. La terza posizione per Cristian Mischianti, numero 143 di F-Bike, e poi ancora per la Cicli Cingolani Specialized passa in questo momento Lorenzo Pierpaoli con la categoria Elite Sport. E qui ci stiamo avvicinando a Cima Mutoli, dove ci sono le pale dell'eolico con il nostro Bruno Allegrucci. E qui, attenzione, c'è una bellissima immagine. Sono due amici che si conoscono da tempo, è Pisolo Pignati e Monni, che si ritrovano insieme, ma c'è un motivo perché sono insieme in quel modo. Monni ha furato a una decina di chilometri dall'inizio della gara e si è dovuto fermare con un compagno di squadra che gli ha lasciato la ruota posteriore. Pignati lo ha aspettato. Gradita davvero in modo straordinario questa situazione, con un Pignati che poteva andarsene e andarsene a vincere, invece ha aspettato che Alessandro Monni rimettesse a posto la ruota e si sono fatti tutta la gara insieme. Beh, questo credo che sia la cosa più bella. Pignati e Monni sono stati l'esempio straordinario di una giornata straordinaria. E adesso andiamo con i due di testa, Marco Minucci, Cicli Cingolani, numero 2 per lui, e con il numero 1 Leopoldo Rocchetti, sempre del team Cingolani, con la maglia di leader di categoria per quanto riguarda l'edizione 2013 della Umbria Challenge di mountain bike. Siamo nella decima edizione del Memorial Sergio Lispi, con i 39,90 km da percorrere, 1630 metri di dislivello per la gran fondo, 23 km per quanto riguarda la medio fondo, 840 i metri di dislivello. Il nostro Aurelio e il nostro Diego ci danno una mano per le riprese. Aurelio a bordo della moto, ed eccoci qui uscire dal Castagneto. Davanti adesso c'è Marco Minucci con Leopoldo Rocchetti, Cicli Cingolani entrambi. Adesso faranno il pezzo di Valsorda e poi la salita su per la Chiarellara per arrivare all'eremo di Serra Santa. Beh, lassù ci sarà il Gran Premio della Montagna, ve lo ricorderete le immagini dello scorso anno con un nebbione che non si vedeva un palmo dal naso. Quest'anno invece, tiè, guarda che roba, la tramontana ha pulito completamente il cielo, c'è qualche microscopica nuvoletta e sarà un paradiso guardare Gualdo dall'alto. Alessio Mischianti in terza posizione, sta lottando davvero molto bene, 55 secondi di ritardo quando siamo a Valsorda prima di arrivare su alla salita finale. E adesso ancora davanti Pierpaoli, Minucci è dietro, c'è da arrivare su in cima. Ancora le immagini che arrivano dalla microtelecamera di Manuali, lui sta facendo il percorso corto, quindi un percorso di 840 metri di dislivello. Passano Vitale e Caracciolo in questo momento, e poi ancora le immagini con Bruno Allegrucci per ricordarci le bellezze di questo posto. Quando si arriva su in cima alla Varsorda ad oltre 1000 metri di quota è davvero qualcosa di meraviglioso. E intanto Leopoldo Rocchetti passa sotto il Gran Premio della Montagna. Eccolo qua il passaggio a Serra Santa, davanti la maglia arancio di Leopoldo Rocchetti e dietro come un'ombra quella di Marco Minucci, tutte e due della Cicli Cingolani Specialized, venuti qui ovviamente per cercare di vincere. Il passaggio di Leopoldo Rocchetti che è in quinta posizione, poi sesto c'è Pasquali in questo momento, e adesso ad andare a tagliare il traguardo di quello che è il Gran Premio della Montagna c'è Pasquali, e poi via via tutti gli altri, mi pare Scattini se non andiamo errati, o Scattini o Caracciolo, non sono riuscito a vederlo molto bene, e poi c'è Mischianti che ha ritardato un po' nella salita, è stato recuperato,
ma andremo a vedere poi dopo quello che accadrà nel resto della gara. Qui siamo sul Gran Premio della Montagna, adesso c'è un gran bel tratto di discesa terribile, ma prima c'è ancora un'altra volta la salita per ritornare quasi sotto alle pendici del Serra Santa. Leonardo Chieruzzi, davvero molto bene Leonardo Chieruzzi, ci sta piacendo davvero tantissimo questo ragazzo di Amelia, serio, giudizioso, professionale, che si allena, e i risultati stanno arrivando davvero in maniera impeccabile. Pierpaoli passa alle spalle di Leonardo Chieruzzi e poi, se non andiamo errati, Chiodi Scattini, li vediamo laggiù, e se non sbagliamo c'è anche la maglia, quella maglia rossa e blu di Marco Tommasi, che sta recuperando. Davanti a lui c'è Fabio Marinelli dell'Avis di Gualdo Tadino, Matteo Donati, eccoli qui tutti in gruppo. Papà Marinelli lo vedete giù in fondo, lo scorso anno gli volò via il cappello, quest'anno maiala il mondo con tutto il caldo che c'è, se se l'è messo il cappello, perché non se l'aspettava che mettessimo le immagini del cappello che vola. Intanto passa anche Marco Tommasi, e quest'anno ha detto, per non farmi prendere in giro, il buon Angelo Marinelli dice, il cappello non lo metto. Ha rischiato l'insolazione, ma il cappello davvero non lo ha messo. E qui, guardate bene, Leonardo Chieruzzi sbaglia il buco per entrare nel GPM e accadrà una cosa molto strana. Con Tommasi a 2 chilometri dal traguardo, entrambi sbaglieranno strada. Dicono che non ci siano le segnalazioni, ma quando uno non vede neanche la porta di quello che è il Gran Premio della Montagna, forse la fatica un po' annebbia la vista. E quando si è due tirati a scannarsi, uno a testa bassa, l'altro a testa bassa, difficilmente si può vedere le frecce e il percorso. Marco Panzolini va molto bene anche lui, dice, sono attaccato alla canna del gas, ma non fa niente, si va avanti. Chiodi passa in questo momento per il Centro Italia Cicli Montanini e poi via via il resto del gruppo. Guardate come hanno tagliato il prato, la sua Val Sorda. E questi invece sono gli amici del gruppo Vacanze Pianello. A metà agosto ci trasferiremo tutti da loro e sono sempre lì ad incitare, a dare coraggio, a seguire la gara. E poi c'è anche Giorgio Garai in questo momento che passa con il numero 3, che è in buona evidenza e in buona forma con il numero 3, è Luca Bertelli che corre per i colori della Centurion Valle Italia. Però ricordo ancora una volta il testa a testa tra Leopoldo Rocchetti e Marco Minucci, team Cingolani Specialized. Minucci è un Master 2, Leopoldo Rocchetti è un Master, è un Elite. Poi la terza posizione per Cristian Mischianti, la quarta per Leonardo Caracciolo. E intanto arriva il giro corto, la vittoria per Alessandro Chiti, numero 150, tempo finale per lui 1:12:52, categoria giovani. La seconda posizione sarà per Gabriele Bucari, Avis Gualdo Tadino, con il tempo di 1:16:32. Eccolo qua, Gabriele Bucari riceve il bacio dalle miss che lo accompagnano. La terza posizione per il nostro Filippo Manuali della Petrignano, che ha tenuto la micro telecamera e che ringraziamo, a lui regaleremo il DVD di questa avventura per rivedersi il percorso. Tempo finale per Filippo Manuali 1:18:20, che arriva con ruota alzata e da spettacolo 1:18, lo vedete dal cronometro della Dream Runners. Poi abbiamo Diego Tortori in quarta posizione, Team Cycling Città di Castello, Matteo Porta con la Soriano Ciclismo, Luca Giampiccolo MTB Club Spoleto, che è il primo della cicloturistica e ha promesso che il prossimo anno però inizia a fare sul serio, MTB Sigillo con Daniele Luzzetti in settima posizione, per il Soriano Ciclismo c'è Leonardo Assetati categoria giovani, Andrea Santucci e poi Luca Petrini del Santa Maria degli Angeli, Lorenzo Pasquarelli dell'Avis Gualdo Tadino e Paolo Gatti. Questa è la classifica del giro corto. Questa è la Troscia di Valsorda, e qui quante volte ci abbiamo pescato, che ci pescavamo non lo sappiamo neanche noi, ranocchie forse, sono quelle pozze naturali di sorgente naturali che restano abbeveratoi per gli animali al pascolo, ma noi ci trovavamo dentro di tutto, ranocchi, tritoni, sogni e
anche i delfini e gli squali a volte, ma era una cosa davvero molto particolare. Cimaroli numero 48 sta andando davvero molto bene, la terza posizione di Alex Mischianti con la richiesta di acqua, dice vuoi l'acqua Gri? No, per carità. Cristian Mischianti ha detto ho già bella e finita la mia carriera, fortuna che andare giù è solo discesa e se è così ci posso anche arrivare. Leonardo Rondini passa in questo momento su questo tratto di Prato della Valsorda, tagliato proprio per permettere il passaggio migliore delle biciclette. E Paolino Guerra, bravo Paolino, vai Paolino, e lui Leonardo Caracciolo, quarta posizione per Leonardo Caracciolo in questo momento, quindi classifica che si va delineando e adesso dietro Leonardo Caracciolo dovrebbe passare Alessandro Pasquali, se non andiamo errati, è proprio Alessandro Pasquali del Centro Italia Bike Cicli Montanini e poi più staccato sarà la volta di Francesco Vitali, numero 45 del Pedale Spellano, Matteo Donati della Bikeland Team e ancora Fabio Marinelli in ottava posizione del gruppo sportivo Avis Gualdo Tadino. Si inseguono Pasquali e Caracciolo, vanno su insieme l'ultimo tratto di salita, poi si scenderà vicino a quello che viene chiamato il salto del prete. Beh, però devo dire che gli amici dell'Avis di Gualdo Tadino sono straordinari, riescono a organizzare una gara che ti fa venire i brividi, una gara davvero meravigliosa, con posti stupendi, con posti che ti portano ad avere milioni di ricordi in una frazione di secondi, in una manciata di attimi e ti riportano i pensieri di tutta una vita, di tutta un'infanzia. Qui l'ospitalità è sacra, qui l'amicizia è qualcosa di meraviglioso, qui la genuinità delle persone è davvero straordinaria. Marco Tommasi, anche lui passa in questo momento, ha recuperato Marco Tommasi, ha recuperato molto bene Marco Tommasi, l'avevamo visto dietro nella parte bassa di Valsorda, e intanto allunga in discesa, va davvero forte in discesa Marco Minucci e va a allungare nei confronti di Leo Rocchetti. Leo Rocchetti professionista della strada è da poco tornato in sella alla mountain bike, in discesa perde terreno e poi passa anche Pierpaoli in questo momento, la terza posizione adesso è Cristian Mischianti, vediamoli da vicino quello che sta accadendo. Leonardo Chieruzzi passa in questo istante con ritardo alle spalle di Pierpaoli e di Marco Tommasi, vediamo sul tratto in discesa chi ci sarà ancora davanti, è Pasquali, poi Caracciolo ripreso da Pasquali e poi Vitale se non andiamo errati. Eccoli qui, un bel terzetto che si gioca il gradino più basso del podio e passa anche Fabio Marinelli in questo momento, è l'eroe di casa. Fabio Marinelli gestisce un bar proprio nella periferia di Gualdo con tanto amore, con tanta passione ed è frequentatissimo, eccolo qua il nostro Fabio Marinelli, acqua, no grazie, è già presa da papà, vado dritto al traguardo. E devo dire che Fabio ce la mette tutta ed è davvero un grande impegno il suo, pensate che stacca dal bar per poter andare ad allenarsi, per essere la Madonnuccia, per tanti gualdesi è un posto di meditazione, un posto di preghiera e per noi è ricordarci di quella che è la pineta di Gualdo Tadino. Ma siamo all'ingresso delle porte di Gualdo Tadino con Marco Minucci seguito dalla moto di Aurelio, oramai mancano più 300 metri, si fa tutto il corso di Gualdo Tadino, Marco Minucci davanti, dietro però attenzione perché ad una manciata di secondi c'è Leopoldo Rocchetti e Leopoldo Rocchetti anche è vero che sono compagni di squadra, però se la vorrebbe giocare comunque in volata, il gusto di vincere c'è sempre, allunga, si alza sui pedali Marco Minucci, va a vincere, guardate dietro Leopoldo Rocchetti che arriva con tutta l'intenzione di lanciare la volata ma si ferma perché vince Marco Minucci questa decima edizione del Memorial Sergio Lispi Gran Fondo di San Pellegrino, con i complimenti che vanno al presidente Danilo Paciotti che ha organizzato davvero una gara meravigliosa facendoci conoscere posti di Gualdo Tadino che sono straordinari. E poi un ringraziamento lo dobbiamo fare anche a Mirko Belardi e al segretario Claudio Bassetti che sono
l'anima di questa società. Cristian Mischianti, Italia in terza posizione, andiamo a vedere come sono andate le cose, poi abbiamo la quarta posizione, se non andiamo errato, è quella di Leonardo Caracciolo, davanti Alessandro Pasquali che è quinto, Francesco Vitale in sesta posizione, poi Matteo Donati con la Bikeland Team 2003, Fabio Marinelli che arriva in ottava posizione, Lorenzo Pierpaoli, Luca Chiodi, Leonardo Chieruzzi e Marco Tommasi che arrivano insieme dopo aver sbagliato strada, ed anche l'arrivo di Sergio Rossini in tredicesima posizione, Alviero Scattini, Marco Panzolini, Fabio Frosini e Luca Bertelli. E anche Giorgio Garai, eccolo qua che arriva il nostro Giorgio Garai, e chiudiamo tutti dunque così questa avventura. La vittoria per Marco Minucci con l'arrivo, che lo ripetiamo, per il nostro Fabio Marinelli, che lo merita di rivedere questo traguardo. Marco Tommasi ha avuto da discutere con Frasche e Fraschicciole, invece il nostro Leonardo Rondini taglia il traguardo a piede mentre arrivano a braccia alzate insieme Pignati e Monni, e questo è davvero molto bello. La prima delle donne, Maria Adele Tuglia, alza le braccia al cielo, lei è la vincitrice con 2:38 e 31, anche se la maglia va sulle spalle di Laura Sopranzi, mentre qui la nostra Lucilla, che non trovavamo, è a servire all'interno della taverna di San Facondino, e qui alla taverna di San Facondino, posto bellissimo, meraviglioso, dove si mangia bene durante tutti i giochi delle porte, eccetera eccetera eccetera, si fa festa per il pranzo di tutti. Le maglie arancio che vengono indossate a ricordo di quello che è l'avventura della Gran Fondo di San Pellegrino, decima edizione, 10 anni portati in maniera perfetta. Pierpaoli indossa la maglia premiato dalla Lucilla con la pasta asciutta con la carne preparata per tutti, Leonardo Caracciolo del team Centro Bicimoto di Terni con Fabio Marinelli che prende la maglia premiato e tenuto stretto dal notaio Antonio Fabi e da papà Angelo Marinelli. Beh, bella soddisfazione prendere la maglia della Umbria Challenge di mountain bike sotto il rosone di San Benedetto, davvero straordinaria situazione. E poi le altre maglie vanno sulle spalle di Mostarda, vanno sulle spalle di Frosini, vanno sulle spalle di Scattini, vanno sulle spalle di Sarti per questa avventura, seconda tappa della Umbria Challenge di mountain bike, un'Umbria Challenge che è partita da Schifanoia. Fabio Frosini tiene la sua maglia, anche qui premiato con il notaio, e poi per ricordarvi la birra, l'avete visto con la birra Flea che ricorda il marchio della splendida Rocca Flea, simbolo di Gualdo Tadino, una birra artigianale di gusto meraviglioso e insuperabile, costi che sono perfettamente accessibili e che è stata assaggiata da tutti, non solo a Costacciaro per la Gran Fondo di Montecucco, ma anche qui a Gualdo Tadino per la Gran Fondo di San Pellegrino Memorial Sergio Lispi. E queste sono le maglie con ancora l'arrivo trionfale di Marco Minucci, team Cingolani Specialized, davanti a Leopoldo Rocchetti, il suo compagno di squadra. Ancora un saluto da parte di coloro che hanno le maglie che le dovranno difendere dal prossimo appuntamento di agosto a Pianello di Perugia, la consegna delle targhe e dei trofei per le 5 società che si sono dimostrate le più numerose con in cima al podio l'Unione Ciclistica Pedrignano, che sta andando davvero forte in questa stagione. Marco Gorietti ha fatto davvero una gran bella squadra, con l'abbraccio dell'Avis di Gualdo Tadino che ha lavorato davvero in maniera perfetta per valorizzare il suo territorio, per valorizzare quelle che sono le sue bellezze e per ricordare a tutti quanto può essere bella Gualdo mia. E adesso il podio finale con il nostro Brutto insieme al Brutto che salutano per tutti, il podio finale, la vittoria conclusiva con l'arrivo di Minucci e di Rocchetti da dietro, e soprattutto con il ricordo a due persone straordinarie, a Lucilla Lispi e Antonio Fabi, che ci hanno ricordato ancora una volta la bellezza di questa gara.